complimenti. Paolo Pezzuolo, tu sei di Valdagno, come andare? Bene, bene. Cortese, forse posso dirlo in latino così che ci capiscono tutti. Ergo, cortese hoplicam latine ne nos intelligent modo italiatque iliqui anglice locuntur. E volevano dire... Questo. Dopo lo dico, sì. Hoc mihi maxime cordi est, ut lingua latina non habeatur, modo ut exercitium vel pro gymnasma rhetoricum et itaporro aut philologicum, ad sed revera lingua viva, quia sunt multi qui latine loquantur, ad... Avete capito tutto? Sì. Per quei pochi come me che non hanno capito quasi nulla, pur avendo fatto il liceo classico e lettere moderne, ti prego di dire qualcosa in italiano. E poi ti volevo chiedere una cosa, te la chiedo tu. Cosa ho detto prima? Ho detto che volevo dire soprattutto che secondo me questa lingua, affinché non sia una sorta di torre d'avorio, di una torre burnea, cioè in cui stanno solo i filologi e gli specialisti, deve diventare, come effettivamente è, una lingua veramente viva, perché ci sono molti che lo sanno parlare, lo parlano anche qui tra i partecipanti. Ci sono... Anche con la fidanzata, parlate in latino? No, con lei no. Se no mi manda via. No, ma a parte lo scherzo, invece l'ammirazione... è totale, tu sei un fenomeno, come è successo, come è potuto succedere, mi spiego? Come è potuto succedere? Si comincia parlando e poi insomma ci si abitua, diventa abitudine. No, ma adesso ci sarà chi viene dopo di me che potrà fare anche lui un discorso in latino, lei. Senti, i tuoi progetti e ti lascio andare che fa caldo. Il barbone. La disoccupazione. E questa è una bottarella polemica. Beh, da un geniaccio come lui c'era da aspettarsela. Ma diciamo che se fossimo in una situazione migliore, come speriamo potremmo essere presto, facendo i debiti scongiuri, cosa ti piacerebbe fare? Alternativa il pastore magari. No, pianime. Vabbè, è anche molto simpatico, scherza molto e si capisce anche che fa molta scaramanzia. Paolo Pezzuolo, complimenti davvero. Terzo classificato, parla in latino, come noi parliamo il nostro dialetto di casa. Qua, guarda, sei la stella, ti guardano tutti, ti applaudono tutti. Hai consegnato in fretta, era facile? No, non è facile, ho consegnato alla fine perché volevo essere sicura di non fare errori, di cui mi sarei potuta pentire. Sì, a che sei? Al terzo liceo? Beccaria. Sei al Beccaria? Sì, sono al Beccaria. Il terzo? Classico? Si chiama Quinta adesso. Quinta? Sì, comunque, all'ultimo anno. Ultimo anno, va bene, guardate che ci mettiamo d'accordo su quello. E poi cosa farai? Lettere classiche anche, se non ancora dove. Vai parlare in latino come parlava poco fa Paolo. Rispondi a Paolo, dai, di qualcosina al nostro Paolo. Poi però devi far capire anche i comuni mortali che un po' se lo sono dimenticati. Bene, vi dica, revera maxime aperta sum, qui a non expectavam. Et velin magistras mea salutare e peccam gratulari Paolo. Mi sa che si stanno... Che gli ha chiesto? Il numero di telefono? Che cosa?
e vi con un grato loro Irena e qua è Esther Sumus amiche in a credo anno millesimo nono appunto di si parla vedete e sempre solemos grassari per conventus no grassari è bazzicare ah. Avevo capito che c'era qualcosa un po' di losco sì. Per le osterie di Milano ecco. Oggi voglio osteria Popino Popino i popini mediolanensi lo servo non ce l'hai il fidanzato non ce l'hai allora quanti microfoni mi danno? Allora ragazzi diamo questo bel premio lei è la nostra gloria italiana è arrivata seconda Irene Regini liceo classico Beccaria Milano parla latino e scrive naturalmente perché poi fa le traduzioni fa le versioni Cicerone per lei deve essere come noi ci leggiamo pezzetto sul giornale la mattina eccolo qua poi quando hai tempo ti giri e ti vogliono vedere i colleghi della stampa sì, sei la stare, sì.